Sta zitto! Presto gli altri ci daranno manforte e alla fine mangeremo come dei re. Dammi retta! Voglio tornare a casa. Ombelo! Attenzione! Ti marceranno quest'inverno con l'aiuto di qualcun altro. Parlavano di Stenwege, il loro campo. E a nord. Forse lì troveremo il capo. Danesi, via! Fermateli! Prima che arrivino a Stenwege! Ci hanno visti! Correte! Veloci! Veloci! Ulf! Ulf! Gloria Ulf! Ne restano altri. Via Ripiti, a sud del muro. Non mi piace. Raduniamoci a Stenwege. Pianificheremo la prossima mossa. I pitti non razziano durante l'inverno. I ricognitori sono morti. I pitti non ci scopriranno. Le api ci hanno condotto all'alveare. C'è più di un capo lì. Sembra l'avamposto di un'armata. I pitti osano attaccare d'inverno. Alfdan pensa di no. Forse i pitti intendono trarne vantaggio. Scopriamolo. Perché? Perché i pitti attaccherebbero in inverno? Devono avere qualcosa da guadagnarci. Non vedo niente di strano.
cavi! E ora troviamo il loro capo. Ispeziona l'area, Sinin. Shit!
Per unirci ai caduti? Dovevi varcare il muro dei giganti. Sei qui per muovere guerra in inverno. No! Idiota! Poteva servirci! Non serviva più a niente. Altro vino franco? Mi prenderò le bottine e anche quest'argento. Ulf, è la fetta di Halfdan. Eivor, giusto in tempo per la spartizione. Prendi pure dell'idromele. I Pitti sono a Magnis. Lo dice questa mappa. Ah, il morso di lupo sa leggere. Seidro scura da cui sto alla larga. Penseremo ai Pitti più tardi. Ora è tempo di tesori e bottini, più che meritati. Teniamoceli tutti. È merito nostro. Tutti, e niente a Halfdan, che si trastulla in un castello sassone. Apri quella botte e beviamo un sorso. Festeggiamo insieme. Desolato, amico, ma è la fetta di Halfdan. Tu capisci? D'accordo. Halfdan avrà ciò che gli spetta. Che si fotta! Se il corvo vuole del vino, avrà del vino. Aprila, Faravid. Se proprio insisti, berremo tutti questo vinaccio. Acido, ma niente male. Personalmente preferisco la birra. O l'idromele speziato. Ciò che non berrò mai sono gli infusi di erbe di Moira. Lei dice che sono dei tonici, ma nessuno sa cosa contengano. Moira? E chi è? Un erborista del nord. Una presenza furtiva all'ombra del trono di Halfdan. È un grande trono. Nessuno di voi si è mai aggirato nella sua ombra. Perché questi dubbi, Eivor? Un vero guerriero ignora le semplici dicerie. Dubbio è una parola forte, ma la diffidenza corre nei vostri ranghi. Io cerco un'alleanza ferrea. Allora ti convincerò. Ho un piano per mettere fine alla guerra, prima che giunga l'inverno. Magnus è un forte ben protetto, ma noi attaccheremo da sud. Se saremo rapidi, li sorprenderemo. Col benestare di Halfdan ti affiancherò ovunque. Dimmi quando e dove. No, Halfdan ha cessato le ostilità per l'inverno. Lo considera un rischio, ma noi possiamo trionfare prima della prossima neve. Se lo mettiamo a parte di questo piano, lui rifiuterà. Ma se vinciamo, noi due insieme, canterà le nostre lodi a gran voce. Sarò con te, Faravid, ma non mentirei ad Halfdan se facesse domande. Se glielo dirai, porrà il veto sul nostro attacco. Sei disposto a rinunciare al trionfo e alla gloria? Se glielo dirò, conoscerà il nostro intento. Ma combatteremo comunque, nonostante la sua ira. Bene, così sia. Devo fare ritorno a Donecastre, ma tornerò per la battaglia.